versione certificata dei prezzi di Siderweb diventa settimanale, raddoppiando il servizio per gli abbonati. Tengono le quotazioni delle materie prime mentre cedono terreno infiniti. Ilva, depositate le offerte vincolanti e senza sorprese. In corsa al tandem ArcelorMittal Marcegaglia e l'accordata Arvedi, Cassa Depositi e Prestiti e la holding di Del Vecchio Delfin. Ora 120 giorni per l'analisi dei piani ambientali. Anche l'ultimo asset di Stefana, produttore bresciano che nel 2014 depositò la richiesta di concordato preventivo, sembra vicino al passaggio di testimone. L'ultimo capitolo atteso per venerdì 15 luglio. Il piano presentato da Aferpi alla Regione Toscana per l'assoggettabilità dei nuovi impianti è diventato terreno di scontro non solo con la minoranza sindacale ma anche con la FIOM, che lancia l'allarme per il rischio esuberi. Benvenuti in un nuovo appuntamento con il Siderweb TG. Partiamo subito con un nuovo servizio offerto dalla community dell'acciaio: la rilevazione certificata dei prezzi diventa settimanale. Andiamo subito, attraverso il contributo di Stefano Ferrari, a sentire anche le ultime novità in termini di quotazioni di materie prime e prodotti finiti. Prosegue il trend di riduzione dei prezzi dei prodotti finiti sul mercato italiano, mentre frena la discesa delle materie prime. Secondo le rilevazioni effettuate da Siderweb il 5 luglio, rispetto ai livelli riscontrati il 22 giugno scorso, infatti il rottame perde da 1 a 2 euro la tonnellata, con la sola eccezione delle torniture che lasciano sul terreno 7 euro la tonnellata, ed anche la ghisa si mantiene sostanzialmente stabile, cedendo solo 4 dollari la tonnellata. I finiti invece pagano dazio. Nel comparto dei piani in acciaio al carbonio, i colis a caldo, sia all'importazione sia sul mercato nazionale, perdono tra i 10 e i 15 euro la tonnellata. Anche i lunghi arretrano, con una maggiore perdita di valore per la virgella e il tondo per cemento armato, mentre le travi e laminati rimangono più stabili. L'unico comparto controcorrente si dimostra ancora quello dell'acciaio inossidabile, dove i piani guadagnano dai 5 ai 60 euro la tonnellata a seconda della tipologia di acciaio. Ricordiamo che da questa settimana i prezzi verranno pubblicati da Siderweb con cadenza settimanale, raddoppiando la frequenza rispetto al passato. Per maggiori informazioni www.siderweb.com. Nessuna sorpresa al 30 di giugno, sono due i soggetti, o quantomeno le cordate, che ad aver presentato offerte vincolanti per Ilva. Gianmario Leone. Hanno atteso fino all'ultimo giorno utile, ovvero il 30 giugno scorso, le cordate interessate all'acquisizione degli asset del gruppo industriale Ilva per presentare le loro offerte vincolanti. Stiamo parlando ovviamente della cordata formata dal colosso franco-indiano ArcelorMittal insieme al gruppo Marcegaglia e dall'altro lato alla cordata formata dal gruppo Arvedi, da Cassa Depositi e Prestiti e dalla holding lussemburghese del gruppo Luxottica, imprenditore Del Vecchio Delfin. Adesso che sono state depositate ufficialmente le offerte vincolanti, il Ministero dell'Ambiente dovrà nominare un comitato di esperti che in 120 giorni dovrà visionare i piani ambientali presentati dalle due cordate, ovvero come entrambe le cordate vorranno e hanno previsto di adempiere alle prescrizioni all'interno del piano ambientale del 2014 varato dal governo. Un piano ambientale che, a seconda anche di quello che sarà il giudizio o i consigli degli esperti nominati dal Ministero dell'Ambiente, potrà essere rivisto in corso d'opera. Soltanto dopo si passerà alla valutazione delle offerte industriali. Non è escluso che nel corso del tempo, più o meno anche verso novembre, altre società possano entrare in corso d'opera a irrobustire le due cordate, soprattutto per quanto riguarda quella del gruppo Arvedi, dove i turchi di Edermir hanno già fatto sapere che a novembre potrebbero essere interessati a rientrare in gara. Gianmario Leone, Taranto. Ancora pochi giorni e sul processo di vendita degli asset Stefana si potrà mettere la parola fine. L'ultimo stabilimento all'appello è quello di Via Bologna a Nave. Davide Lorenzini. Sembra che si sia arrivati in dirittura di arrivo per la vicenda Stefana. Nonostante l'ultimo bando per l'acquisizione del sito di Via Bologna a Nave, l'ultimo dei quattro ex Stefana a dover essere assegnato, sia andata deserta, il fatto che ci fosse già un'offerta depositata da un'azienda estera dà di fatto la prospettiva che comunque le trattative continuino e probabilmente potrebbe sbloccarsi a breve la situazione.
Il nome dell'azienda non è ancora stato reso noto ufficialmente dalla procedura, ma si è quasi certi ormai che si stia parlando del gruppo di origine turca Ekinci che tramite una controllata tedesca stia cercando di concludere l'acquisizione del sito. L'operazione è ancora in via di perfezionamento perché nonostante l'offerta sia valida a tutti gli effetti, non è stata cauzionata, cioè non è stato depositato quell'assegno necessario o quella somma necessaria a rendere l'offerta a tutti gli effetti ricevibile. Il gruppo aveva offerto 20 milioni e mezzo per tutti gli asset, per cui la cauzione è al di poco al di sopra i 4 milioni di euro, una cifra non indifferente ma non certo impossibile per un gruppo strutturato come quello di cui stiamo parlando. Cosa succede adesso? Il legale italiano dell'azienda che stava curando la trattativa è stato comunque presente a parlare con i rappresentanti della procedura e ha chiesto una settimana di tempo per poter formalizzare questa cauzione, settimana che scadrà venerdì prossimo, 15 luglio, per cui tutto sommato i tempi sono abbastanza corti. Da perfezionare, dopo questo passaggio ulteriore, ci sarà la formula della fideiussione necessaria a portare a termine la trattativa e quindi andare di fatto all'atto di aggiudicazione e al passaggio formale, perché la procedura ha chiesto che questa fideiussione sia rilasciata da uno dei principali istituti di credito italiani e pertanto per un gruppo estero non è un'operazione così semplice da concludere. Resta comunque il fatto che entro la fine di luglio probabilmente anche questo asset troverà un nuovo proprietario. Il piano presentato alla Regione Toscana da Aferpi non ha convinto la FIOM che lancia l'allarme. Esuberi da Piombino, Giorgio Pasquinucci. Troppe incertezze sui tempi di attuazione del progetto industriale e sull'occupazione in Aferpi. Dopo l'allarme lanciato dall'Assemblea degli iscritti della FIOM, l'esecutivo della RSU ha incontrato i vertici dell'azienda. Non tutte le preoccupazioni sono state fugate, sostengono i sindacati, per cui viene ritenuto urgente un incontro al MISE con il patron di Cevital, Issarri Brab. A far salire la tensione, le cifre sull'andamento dell'occupazione da qui al 2022 che l'azienda ha indicato tra la mole di documenti inviati alla Regione per la valutazione della soggettibilità del progetto alle procedure di VIA. Il primo sasso è stato lanciato dal segretario nazionale per la siderurgia della FIOM, Mauro Faticanti. A preoccupare di più sono gli occupati previsti al 31 dicembre 2019, data entro la quale saranno scaduti gli ammortizzatori sociali. 1.350 dipendenti in Aferpi, 130 nella logistica, 50 nell'agroalimentare. Restano scoperti 500 lavoratori, sostiene il sindacato, mentre l'attuazione del piano industriale viene dilatata fino al dicembre del 2022. L'azienda ha chiarito che le cifre indicate rappresentano gli occupati equivalenti, 1.750 euro all'anno, depurati cioè dagli ammortizzatori sociali. Inoltre saranno impiegate nel frattempo 800.000 persone per lo smontaggio e rimontaggio degli impianti siderurgici, 400 per realizzare gli impianti marittimi e 300 per quelli dell'industria agroalimentare. I sindacati impugnano di contro l'accordo del luglio dell'anno scorso che prevedeva il completamento di tutto il piano industriale entro il 2019 e la piena occupazione di tutti i lavoratori ex Lucchini, oggi poco più di 2.000. Se il piano è cambiato, dunque è bene che Rebrab lo spieghi al Ministero, ritenuto garante di quell'accordo, sostengono. Tutto questo si muove in un quadro di incertezza finanziaria e produttiva. Aferpi sembra riuscita a ottenere 15 milioni dal sistema bancario per incrementare il capitale sociale, ancora insufficienti tuttavia a coprire le esigenze. L'attività dei laminatori sta ripartendo con ordini da qui ad agosto per 80.000 tonnellate. L'insufficiente profondità delle previsioni tuttavia rappresenta un ulteriore elemento di preoccupazione per i lavoratori. Giorgio Pasquinucci, Piombino. Vi ricordiamo infine che su siderweb.com è disponibile lo speciale interamente dedicato al primo atto degli Stati Generali dell'Acciaio, iniziativa condotta e voluta fortemente da Siderweb che si concluderà con la prossima edizione di Made in Steel, la principale conference and exhibition della filiera dell'acciaio per il Sud Europa che si terrà a Milano dal 17 al 19 maggio 2017. Prossimo appuntamento invece con il Siderweb TG il prossimo venerdì 15 luglio. Arrivederci.